tardive e inefficaci le misure attuate dall'amministrazione comunale veneziana per contrastare l'emergenza polveri sottili, secondo i consiglieri di minoranza che hanno chiesto un'apposita commissione per discutere del problema. Questi interventi sono arrivati all'ultimo minuto la scorsa settimana e per di più con una situazione ormai gravissima per la salute dei cittadini, in particolare gli anziani e i bambini. La giunta comunale ha intanto rinnovato le misure restrittive previste dall'ordinanza antismog, nonostante i dati dell'ARPA indichino una discesa delle concentrazioni di PM10 al di sotto del livello di allarme. In seguito alle piogge degli ultimi giorni resteranno in vigore le limitazioni del traffico per alcune categorie di veicoli e il biglietto unico per il trasporto pubblico. E proprio su quest'ultimo provvedimento si concentra la dura critica del Movimento 5 Stelle. Non è esteso questa agevolazione all'autobus che va all'aeroporto e ai servizi di vaporetti. Perché? Perché si guarda il portafoglio. Quindi è vergognoso che non si cerchi di tutelare al meglio la salute dei cittadini per semplici esigenze di cassa. Parole che suscitano l'indignata reazione della maggioranza. Ma che dire che invece di guardare al problema inquinamento noi valutiamo il portafoglio prima, o che questa amministrazione non è attenta a un problema così grave, sono accuse gravissime, gravissime, alle quali noi dovremmo veramente sollevarci, perché io non accetto un'accusa del genere. Mentre l'assessore all'ambiente, Massimiliano De Martina, accusa l'opposizione di sfruttare l'emergenza per ragioni di propaganda. Cosa vogliamo sentirci dire? Che c'è una parte di maggioranza imprenditoriale vocata alle costruzioni, all'abusivismo, alla speculazione, al denaro, che vuole inquinare, che vuole vedere le persone morte, invece la parte buona che vuole tutti salvi e vuole un Eden nel proprio territorio.